Beh, hai detto che Blair l'ha pubblicato in pasticceria. Sì. Ci sono. Potremmo guardare il video della sorveglianza, passare il telefono, cioè passare il video sul mio telefono o sul tuo, e poi passarlo anche a passarlo a Giulia e chiedergli di pubblicarlo sul blog. E poi poi riuniremo tutti e niente, gli spiegheremo così e tu potrai rientrare e anche rimetterti il tuo vecchio look perché eri molto meglio prima. Sì, è vero, grazie Argentina, soprattutto per la fiducia che mi hai dato. Di nulla, so che in realtà non eri mai cambiata. Grazie, ora andiamo. Spero ce le facciano vedere. Vedrai, le convinceremo. Aspetta, prendo solo i miei occhiali da detective. Tu ce li hai già. Ok, eccomi qui. Detective Argentina e assistente Betty pronte alla missione. Forza, usciamo. Ma alla fine non hanno litigato e sono persino uscite ridendo. Ma io questi giovani di oggi non li capisco proprio come decidono le amicizie. 5 minuti dopo in pasticceria. Eccoci qui. Salve. Buon pomeriggio. Cosa ordinate? Ah no, non siamo qui per ordinare. Vogliamo chiederle un favore. Un favore? Ah, certo, ditemi. Potrebbe per favore farci vedere il video della sorveglianza? Ma perché? È per una questione personale. Mi dispiace, ragazze, ma temo che non posso farlo. La prego, è veramente importante. Già, e poi lei è la nostra pasticcera preferita. Davvero? Sì. Va bene, vi farò vedere i video, ma voi, in cambio, la prossima settimana ci sono le votazioni per la miglior pasticcera di questa pasticceria e voi voterete per me. E ci state? Vabbè, tutto qui. Sì, ci stiamo. Bene, vado a prenderne una. Sì, ha funzionato ora. Potremmo incastrare Blair. Sì. Eccomi qui. E non ditelo a nessuno, eh? Va bene. Sediamoci un attimo qua. Vediamo. Eccoli Blair. Gli ha preso il telefono. Zooma sul telefono. È entrata nel blog. Sì, sta pubblicando. Visto, te l'avevo detto che era stata lei. Bene, ok. Ora non ci resta che mandare il video a te. Ma io direi di mandarlo direttamente a Giulia, poi così lei lo pubblica. Va bene, così ci mettiamo di meno. Un secondo, dopo un po'. Ok, ecco fatto. Poi gli chiederemo di pubblicarlo. Grazie, signora, è stata gentilissima. Di sicuro voteremo per lei. Prego, ragazze. È un segreto, è questo? Sì, certo. Ho proprio voglia di un gelato. Fuori si cuoce di caldo. Ah, Blair, eccoti qui. Giulia, eccoti qui. Dobbiamo chiederti un favore. Argentina, cosa ci fai insieme a Betty? Oh, niente, dovevamo risolvere una cosa, abbiamo scoperto chi ha pubblicato l'articolo di Blair che sta con quel ragazzo. Ma perché sei con lei? Poi capirai. Allora, ti ho mandato un video, l'hai visto? No, guarda. Oh, è vero. Cosa? Non ci credo, è stata Blair a pubblicarlo. Sì, ha preso il tuo telefono mentre eri andata ad ordinare. No, ma non è possibile. Non me l'aspettavo da lei. Già, neanche noi, ma purtroppo è così. Ma come? Neanche te, Betty, te l'aspettavi? Beh, no. Comunque. Allora, adesso pubblicalo sul tuo blog. Certo che lo fa. Betty deve imparare la lezione. La prossima volta impara a rubarmi il telefono e pubblicarlo sul mio blog. È pubblicato. Ah! Ora però mi spiegate perché siete insieme. Allora, Betty vuole tornare nel nostro gruppo perché non gli piace più essere con Sofia e Blair. Ed è venuta a chiedere a me perché sono la miglior detective.
Cosa? E tu ci credi? Sì, lei non mi ha ingannato e l'ho capito da delle cose che adesso vabbè. Però Sofia è la ricattata che dirà a tutti che ha pubblicato lei dopo aver spiegato tutto ciò che è successo. Ah, capisco, in effetti era una brutta situazione. Però adesso ho pubblicato questo e quindi sei libero di tornare con noi. Oh, grazie mille. Adesso mando un messaggio sul gruppo che dico di venire tutti qui, che gli do la grande notizia. Sì, e poi dopo potremo andare a fare shopping insieme, anche dalla parrucchiera, per farmi tornare normale. Sì, vabbè, non so se Alex e Danny vorranno venire, però sì. Ma io sono sicuro di sì, perché insomma saranno contenti che è tornata da noi. Ecco fatto. Ecco, l'ho inviato nella chat. Dovrebbero arrivare a minuti. Oh, grazie mille, Argentina. E anche a te, Betty. Vi voglio un mondo di bene. Anche noi siamo contenti che sei tornata tra noi. Io non avevo mai dubitato di te. Oh, sei proprio la migliore amica del mondo. Anche tu. Oh, come siete adorabili. Devo farvi una foto. Ok. Ciii. Ecco, è venuta benissimo. Ora la pubblico su Instagram. Magari aspetta che avvertiamo i nostri amici, e poi la pubblichi. Sì, ok. Continua. Bene ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Ebbene, perché Betty è libera di tornare con loro. Già, adesso ho mandato il messaggio e dovrebbero arrivare tra pochi minuti. Già, sono contentissima. Sì, però chissà come reagiranno i loro amici a questa notizia. E anche, è stato anche gran parte un aiuto grazie alla pasticcera. Oh, ma di nulla. Già, lei è la migliore, è sempre stata la mia preferita. Voteremo sicuramente per te. Grazie. Grazie a te, mi hai dato i miei amici. Almeno io e Argentina. Vedremo come reagiranno gli altri. Oh, ma sono sicura che saranno contentissimi di avere la nostra Betty qui. Ok, andiamo. Alla prossima, iscrivetevi tutto il resto, eh. Ciao. Sì, ciao ragazzi. Un bacione!